La Repubblica ci ha appena lasciato, commosso? Era commosso. Anche tu, anche posso dare del tuo? Sì, commosso. Eravamo tutti commossi perché anche la moglie, la signora Achilio, di una grande delicatezza. Tu sei l'architetto? Cesare Esposito. Cesare Esposito. Cesare. Cesare come Giulio Cesare. Sì, Esposito, hai dato la mano al Presidente, sì, l'hai salutato? No, il Presidente veramente è lui che ha dato una grande forza a noi. Spostiamoci di un metro. A noi monticiani, perché lui rappresenta con la sua figura la luce del nostro patrimonio artistico e culturale. Abitare qui, noi già siamo fortunati. Lui, quartiere Monti? Monti, no, quartiere Monti. Rione. Rione Monti. Cioè, quartiere noi, prima circoscrizione. Primo municipio. Primo municipio. Cioè, qui ci sono gli assi urbani. Allora, Giulio Cesare è nato qui. Noi abbiamo il primo tempio della pace, non è la pace, è i fori imperiali. Certo. E qui ogni cosa è sorretta dalla cultura. Tu hai dato la mano a Napolitano, hai lanciato la neve? Sì, la neve. E hai dato pure... Questo l'ho dato, poi ho fatto il manifesto. Bellissimo. Del cappellino, quello, sì. Cioè io sono quello del miracolo della mamma della neve. Qui mi stanno, grazie, però c'è proprio... Molto bello. Quindi è un giorno da ricordare, eh? Sì, no, veramente. Cioè, l'unità, lui il 17 gennaio per l'unità d'Italia, noi abbiamo fatto una grande festa qua. E lui ci ha dato sempre il coraggio e ai giovani ha dato sempre una buona parola. Ma sai che significa tutto questo oggi come oggi, in uno sconforto totale? Che lui veramente è un grande personaggio. Ecco perché ho scelto il fondale come corso, l'ha visto il manifesto? Colosseo, sì, eccolo là, dopo lo andiamo a riprendere. Questo... L'altare della patria, no, questo è un disegno che ho regalato. Molto io bello. Che ho fatto il Colosseo a tenso struttura, perché una tenso struttura, una vera per il Colosseo. E l'animazione, perché se dobbiamo fare i fori imperiali, lo scavo, va bene questo, non si può portare i mezzi ai fori imperiali perché è un danno. Cioè, noi, il nostro patrimonio archeologico è fondamentale per la storia nostra, certo, e per l'umanità. Certo. Roma è Roma a livello. Roma è... Non si batte. Guarda, lì vediamo il Colosseo, lui se n'è andato, si è fermato al semaforo russo, si è fermato. Apposta, l'hanno inseguito i fotografi e poi è andato via, eccolo lì, il Colosseo, siamo a via dei Serpenti. Una traversa di Roma, che porta Nazionale, da Via Nazionale porta a Via Cavour. Via Cavour, qui alla Suburra è nato Giulio Cesare. È nato Giulio Cesare, sì, qua. Sì, è una cosa incredibile. Ma qui ogni metro quadro ha millenni di storia. Qui le stagioni sono cambiate, cioè anticipa ogni stagione questo rione. Si anticipa. Se tu vai su al Paladino. Ah, c'ha un microclima a sé proprio. A sé perché il giardino è. Quindi si dice che Napolitano abita qui, quindi casa e bottega con il Quirinale praticamente. Vabbè, no, i 100 passi si è parlato pure, no? Cioè, significa che nella prospettiva della vita c'è una fortuna che tu c'è, certo, Presidente. Certo. È una battuta, certo. Però nello stesso tempo lui ha dedicato tutta la nazione. Certo, io lo vedo così. Sì, anche... cioè, perciò dobbiamo, certo, fare onore. Anche un sacrificio proprio fisico, stare lì a rappresentare. Sì, no, sì, la... ma quello è rigoroso, cioè, è generoso, ma è rigoroso. Questo è Napoli, sborecchi da Napoli sono venuti, l'hanno acclamato. Cioè, ma certo, secondo me è Rione Monti che dà la luce a tutto. Certo, lui col manto suo, che da signore ha certificato la storia e ha dato a Rione Monti la speranza di vivere e continuare verso il futuro. Benissimo, grazie all'architetto Cesare Esposito. Grandioso, grazie, arrivederci.